Buongiorno a tutti dalla trasmissione Affetti Dispersi. Siamo qui per riferirvi di un caso di sparizione dalla casa della signora Gaia De Puntis. Ci dica, signora, chi è sparito? Mio marito, Quinto! Quinto? Suo marito si chiama Quinto? Ma no, è il quinto marito! Io sono rimasta vedova per 4 volte! Ma ci dica, quando è l'ultima volta che l'ha visto? Mezz'oretta fa. Beh, vediamo benissimo che la signora Gaia è sotto shock, è confusa. Ma ci dica, cosa è successo? Cioè, lui è uscito e non è più tornato? Io ero uscita di casa per fare la spesa e quando sono tornata lui non c'era più. Io l'ho cercato ovunque, da ogni parte, ovunque, ma niente, niente, niente. Ci troviamo di fronte a un mistero: allontanamento volontario o sequestro di persona? Ma signora, ci dica, com'erano i rapporti con suo marito? Buoni, 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 buoni. Ma suo marito era autonomo, era in grado di muoversi, era autosufficiente? Sì, era proprio... stava bene, sì. Ma c'era qualcuno che gli voleva del male? No, nessuno, assolutamente no. Ah. Dalla redazione ci chiedono se ha chiamato le forze dell'ordine. E certo ho chiamato la donna delle pulizie, perché qui era tutto un disordine, vetri rotti, cassetti aperti, un disastro, e allora ha fatto subito pulizia. Ma se ho capito bene, lei rientrando dalla spesa trova la casa sotto sopra, il marito sparito e non chiama la polizia? Ma se l'ho detto con la polizia subito! Ma così potrebbe aver cancellato delle tracce utili all'indagine! Oh, Dio. Verosimilmente, il marito è stato portato via con la forza e ha opposto resistenza. Noi della trasmissione Affetti Scomparsi siamo lieti di presentarvi in anteprima questo scoop. Ma prima è nostro dovere far partire l'indagine e dare subito la linea alla redazione. Ma come? C'è la via! Ma c'è la via! Ma no! Oh! Scusi, che sbagliata! Non ho avvisata! Ma sa, quando uno fa le pulizie, sposta, sistema e mette in posto. Ammazza il padellato che mi ha dato però, Oh, mi sta cosa, ma sai, hanno arrabbiato. A chi lo dici? Vieni un po' qua, zinnacchiona mia. Ha 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 ha
mangiare.